Mi sono messo a rileggere queste pagine di Sepulveda, che ora vi voglio riproporre un pezzetto. Lui dice di Temuco: Temuco è una città triste, grigia e piovosa. Non credo sia migliorata perché la pioggia continua a imperversare a Temuco. Non so, lo chiedevo prima a Victor. Nessuno direbbe che è adatta al turismo, eppure la caserma Tucapel, dove avvenivano questi interrogatori e queste torture, divenne una specie di permanente convention internazionale di sadici. Agli interrogatori, oltre ai militari cileni, che bene o male erano i padroni di casa, partecipavano all'intelligence militare brasiliana, erano i peggiori, statunitensi del Dipartimento di Stato, parevano militari argentini, neofascisti italiani e addirittura tizi del Mossad. Ricordo, no, mi ha portato un libro Patricia Maiorga, che non avevo letto, che conoscevo. Patricia Maiorga è la corrispondente del Mercurio, un giornale conservatore, il giornale conservatore cileno, no? E ha scritto un pezzo oggi su questo processo, ha scritto questo libro che è Il Condor Nero, è il piano Condor. E non ricordiamo mai troppo adeguatamente e con precisione che cosa è successo, però dobbiamo ricordarci che il piano Condor, per quello che ormai è accertato, iniziò, diciamo, con il primo golpe di Banzer in Bolivia nel 71, seguì con le cose in Uruguay e poi in Cile nel 73, arrivò fino all'Argentina nel 76. Ed era sostenuto da personaggi che forse ci possono sembrare anche da operetta, no? Cioè il giro di delle chiaie, no? Cioè ordine nuovo, avanguardia nazionale, ma insomma non solo tanto da operetta, perché poi erano quelli che in qualche modo prestavano la manovalanza per sparare, come è successo a Roma, da un democristiano come Leighton, oppure per ammazzare Letelier a Washington, cioè non dico i neofascisti italiani, lì erano altri sicari, ma insomma era un'operazione che era molto vasta, che era molto forte, che era molto articolata, che è molto presente, che non va dimenticata, e per questo insomma noi dobbiamo continuare, come dire, a essere dalla parte di chi ha subito questi insulti, perché gli insulti non si ripetono. Cioè io continuo a ricordarvi e vi invito caldamente a sostenere le ragioni di Pasita e di tutti gli altri che qua sono intervenuti, perché sono ragioni giuste e che non dobbiamo pensare che debbano essere seppellite dall'oblio, insomma, o peggio ancora dalla strafottenza, no? Dall'arroganza, dalla dimenticanza così più brutale, insomma, più... Stamani appunto venivano i miei colleghi della stampa a chiedermi: ma c'è la sentenza? Dicono: no, non c'è la sentenza, perché così sono i meccanismi orribili della stampa, non c'è la sentenza, però c'era appena stato un confronto come quello tra Victor e Podlec, che era un confronto, voglio dire, su cui... Insomma, no, che gridava vendetta in tanti modi, ama anche le cose che poi ha detto Carlos dopo, sono altrettanto forti, eppure passano, no, come in un'aula semideserta, passano con questa dimenticanza che c'è, oggettiva, e questo è terribile. Io credo che noi non ce lo possiamo permettere. Per questo vi invito caldamente a essere presenti a tutte le scadenze che in qualche modo ci ingegneremo di fare con lo striscione di Caro Ambrosoli, con l'ospitalità di Faris, con quello che possiamo combinare, insomma, tutti quanti insieme. Grazie.